When things are right, you just know there is something in your eyes that brings me home. Cause when there's love, you don't let go. So as long as you're with me, you're not alone. You. Si legge in vision, si scrive tv, in vision, la tua tv. amici un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato cielo sereno e terzo stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una bella partita di pallone sia tra amici che a questi livelli professionistici. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il firmamento di questa splendida serata. Accompagniamoli allora nel loro slancio verso il bel gioco e la vittoria. Che cornice di pubblico splendida! È certamente un'accoglienza degna del blasone delle squadre in campo. In piedi, mano sul cuore e pronti a cantare sulle note dell'amato inno di Mameli. esecuzione ed ecco che arriva la replica. Una sola punta a reggere tutto il peso della manovra offensiva supportata da cinque centrocampisti. L'unico uomo in attacco è chiamato a una gara di sostanza. Dovrà farsi carico quasi da solo della manovra offensiva dei suoi: mantenere palla, far salire la squadra. Poi dipende da come si evolverà la gara, Fabio, ma credo che vedremo almeno uno o due centrocampisti partecipare di più in fase d'attacco. Eccoci, si comincia. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Cerca di far avanzare i suoi con un pallone interessante. Palla di nuovo verso il centro. Sensi. Marco Verratti. Allarga il gioco sulle fasce. Qui cercherà il tiro. Tiro davvero da dimenticare. Bordate del genere possono essere pericolose anche da quella distanza. Non stavolta però. beccato in offside da Guardaline. Occhio al Miracolo di Sirigu! Il portiere ha reagito proprio bene su quel pallone. Era molto pericoloso. Emerson. Palla in avanti verso il compagno. A sinistra con il passaggio. Ci mette il fisico e conquista il pallone. El Sharawi cerca il pallone filtrante ma c'è il recupero della difesa. Buona l'intenzione del passaggio ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. La mette in avanti. Stanno provando ad allargare il gioco. Gli attaccanti cercano di far uscire i difensori avversari allargandosi vistosamente. Ah, ecco perché fanno così tanto movimento allora là davanti. Sì, Fabio, vogliono costringere la difesa ad allargarsi in modo da lasciare il centro scoperto per poi attaccare gli spazi. Vediamo solo se ci riusciranno. Decide di sfruttare la fascia. La palla entra in aria. Libera, ma il pallone non va molto lontano. Prova a giocarla in profondità. La mette sulla fascia. Ben fatto. È intervenuto quando c'era bisogno di lui. Tocco prudente al portiere. Chiellini. Un avvio equilibrato con una conclusione per parte. Barella. Siamo ancora sullo 0-0. La palla viene rigiocata verso l'interno. Sensi sul pallone. Florenzi. Sensi. Marco Verratti. El Sharawi. E l'arbitro, con l'assistenza delle guardaline, dice che c'è stato offside. Lancio lungo del portiere. Marco Verratti. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Con questa serie così lunga di passaggi possono correre dei rischi. Fischio del direttore di gara, calcio di punizione. Sembra che l'arbitro voglia intervenire. Eh sì, non la passa liscia, si prende un cartellino allunga in verticale. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. El Sharawi. Tentativo di allungare il gioco. Ottimo intervento. Prova la conclusione. Ha provato a tirare subito ma non ha trovato la rete. È in grado di imprimere grande potenza al pallone anche senza rincorsa. Certo, la difesa gli ha concesso troppo spazio. L'avversario ha avuto la meglio. Cerca la profondità. Chiellini. Hanno già riconquistato palla. Bonucci. Poco più di 15 minuti a riposo. Bonucci. Può segnare da lì. Cerca l'uomo là davanti. Provano a partire in velocità. E Sharawi Barella Florenzi. L'appoggio sulla fascia. Pronto al tiro. Buona la sua progressione, palla al piede. Prova a verticalizzare. Cerca il passaggio filtrante. C'è il tiro e c'è il gol della Bulgaria. Conclusione vincente in pochi secondi con il risultato che abbiamo visto. Numero 11 Si riparte dall'1 a 0 si sono impegnati e hanno trovato il vantaggio. Ora devono evitare la rimonta degli avversari. Gioca una palla lunga. Belotti, finalizzazione decisamente infelice. Si è mosso bene. Ma quando sembrava fatta, ha sbagliato. Barella. Passaggio sulla destra. Chiesa! riesce ad intercettare Qui può partire il contropiede. Riceve un pallone interessante. Opta per il lancio lungo. Prova il filtrante. Cerca lo spunto. Grande intervento, vale come un gol. Buon recupero anche se questo non è il suo ruolo. Gli alti ritmi di gioco e la capacità di ripiegare quando è necessario sono tra le migliori qualità di questo giocatore. Marco Verratti. Difesa ancora decisiva. C'è l'opportunità per il contropiede. Yeah. Sensi prova a salire sulla fascia sinistra. Ora Belotti. E arriva il fischio finale di questa prima frazione di gioco. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. Devono continuare a credere in se stessi e insistere nel loro modo di giocare, così possono ribaltare la situazione. E iniziano i secondi 45 minuti. L'Italia ha ancora un tempo davanti, nulla è perduto. Ma deve assolutamente affrontare questo secondo tempo con un approccio completamente diverso e prendere in mano la partita fin dal primo minuto della ripresa. Buona deviazione del portiere, prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Cercano l'azione veloce, scatta verso il pallone. Despodov. Riceve un bel pallone. Pallone in mezzo. Palla che va a finire in calcio d'angolo. L'arbitro dice di aspettare prima di riprendere il gioco. Il mister vuole cambiare qualcosa. Era già ammonito. Questa sostituzione è per il bene... Attenzione al tiro! Altra occasione! Si è andato molto vicino e eh, però non ha trovato la porta. Esito sfortunato ma ha spaventato non poco gli avversari: Marco Verratti. Florenzi. Belotti la gioca sulla destra. Ha spazio sulla fascia. Palla intercettata. Despodov. Oggi è andata a segno. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Bonucci. Sensi. Sicuri in fase di palleggio. Pallone intercettato. Intervento davvero provvidenziale. La difesa riesce a spezzare l'azione. Belotti! C'è un'opportunità. Può capire. Bella parata. Si esprime in un buon intervento. Non c'è che dire, il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. Prova di testa. Niente da fare. Ha perso una buona occasione. La difesa lo ha pressato stretto, impedendogli di calciare liberamente. Gioca con un pallone lungo. Chiesa, prezioso, anche in interdizione. La generosità che ha mostrato anche in questa occasione dimostra che è un attaccante davvero completo. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Da lì può segnare, possibilità di... può provare... e il portiere salva i suoi. Decisione difficile per il direttore di gara. Sicuramente non era in programma, ma niente da fare. Vanno dagli 11 metri. Una munizione che non sorprende più di tanto. L'Italia. Ha adesso due giocatori ammoniti in questa gara. Qui l'alternativa era lasciarlo passare e fare quello che voleva. Hanno dovuto prendere una decisione rapida e ora subiscono le conseguenze. Non sbaglia! Vantaggio che diventa pesante! Non ha sbagliato. Il rigore calciato centrale spesso inganna il portiere. Non se lo aspetta quasi mai. After number due sostituzioni, rapida successione. Immobile può dare la scossa che serve ai suoi. C'è bisogno della sua rapidità per mettere in difficoltà la difesa. Due gol di vantaggio e partita in discesa. Si trovano nella posizione ideale per chiudere l'incontro. Gli avversari concederanno qualcosa in difesa nel tentativo di recuperare. Immo, cerca il tiro, è decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. L'Italia ha optato subito per un altro cambio. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione gli avversari. Bonucci. Scatta verso il pallone. C'è spazio per calciare. Ecco... Il... Splendida reazione del portiere! Che parata, certo non un intervento di Rudin. Qui bisogna lodare l'estremo difensore, non si è fatto superare. Sono riusciti a rientrare in partita, vedremo se troveranno il pareggio. Troppo solo, cosa possiamo aggiungere? La difesa dovrebbe farsi un esame di coscienza, erano schierati e l'hanno lasciato libero lo stesso. Lui non si è fatto pregare insaccando senza esitazioni. E... E... C'è solo un gol adesso a separare le due squadre. Questo gol riaccende le loro speranze. Ora faranno tutto il possibile per pareggiare. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Scodella in avanti. Sensi. Lungo passaggio in avanti. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Despodov Cerca cross. Occhio al tiro. Ottimo passaggio, deve tirare. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Calcio di punizione per l'Italia. Florenzi. Occasione. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. Florenzi. Cross di Florenzi. Un pallone quasi perfetto, quasi perfetto, ma non abbastanza. Berardi è in no era difficile fare meglio un tiro perfetto credo che non abbia nemmeno guardato la porta la sentiva ha colpito di puro istinto trovando l'angolo giusto il per dopo no. 72 minuti E sono riusciti nell'impresa di rimontare lo svantaggio. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Berardi, riconquista la palla. Ecco il filtrante per Immobile. Si libera la grande. Può È un grande riflesso qui. E ha fallito una buona occasione da gol. Qui le opportunità vanno capitalizzate. È una partita tattica, difficilmente vedremo tante occasioni. Nuove energie dalla banchina, vedremo cosa cambierà tatticamente nel loro scacchiere. Una sostituzione che inserisce un po' più di creatività per provare a mischiare le carte. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. C'è la palla lunga in avanti. Palla intercettata. Ottimo il suo senso della posizione. Pallone lungo in verticale. È fuori gioco per lui. fa avanzare l'azione para con grande sicurezza non riesce a mantenere il possesso fallo netto nessuna esitazione da parte del direttore di gara Conclu il portiere dice di no Marco Verratti scodella in avanti prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Partita combattutissima e ancora aperta, chi segna adesso con tutta probabilità si aggiudica la vittoria. Sì, entrambe le squadre vogliono vincere e sono soprattutto ben disposte in campo. Di solito in queste occasioni è la giocata del fuoriclasse che può decidere il risultato. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Grande intensità anche in questi minuti. Non è detto che finirà così. Sulla fascia, è libero. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. L'atteggiamento offensivo, la ricerca del risultato c'è. Ora devono avere solo fortuna. Lungo passaggio in avanti. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in estremis. Berardi. La gioca in profondità. Immobile. Lorenzo Insigne. Cerca lo spu... Occhio! Il portiere si oppone. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in estremis. Riceve la palla. E ora è un duello tra lui e il portiere. E questo è fallo, non ha dubbi l'arbitro. Arriva il direttore di gara, vediamo cosa decide. Scatta la munizione, prevedibile. L'Italia... Ora ha tre giocatori muniti. For ecco che ci prova. Alla peggio nello scontro di forza. Si riprenderà con una rimessa laterale. Sembra che il mister voglia fare un altro cambio. In effetti non ne aveva più. L'allenatore ha fatto bene a farlo uscire dal campo. Two, Siamo in pieno recupero, non manca molto alla fine ormai. Errore qui, pallone sprecato. Sì, hanno il possesso della palla, ma devono sbrigarsi a impostare l'ultima azione offensiva. C'è la palla lunga in avanti. Calcio di punizione, posizione interessante e manca poco al termine. Era un'occasione pericolosa e sono stati costretti a ricorrere al fallo. Non si vuole mai arrivare a tanto, ma a volte è l'unica soluzione. Il direttore di gara è stato Clemente, ma secondo me gli sta dicendo: Questo è l'ultimo, amico mio. È già stato ammonito, ma continua a giocare nello stesso modo. Non mi sembra la cosa più furba da fare. Occhio al tiro! Che cosa ha fatto? Un vero gioiello! Difficile fare meglio! E ha sfruttato alla grande questa occasione tecnicamente perfetto, non c'è che dire, ha messo la palla esattamente dove voleva. Sono in vantaggio, devono gestire in questi lunghissimi minuti finali. Insigne. Non c'è più tempo, finisce qui. Non dimenticheremo presto lo spettacolo di questa gara perché è stata una bella partita con mille capovolgimenti. Entrambe le squadre potevano vincere, loro però escono a mani vuote. Luca, quali sono le tue impressioni su questa gara? L'Italia non ha giocato con la giusta mentalità. Ha peccato forse un po' di arroganza, considerata la bassa statura dell'avversario. Ma le partite si vincono sul campo e non sulla carta. È finito il tempo a nostra disposizione. Grazie a Luca per avermi affiancato nella telecronaca.